Vietato parlare con i giornalisti. E quanto prevede il nuovo codice etico per i dipendenti del Pio Albergo Trivulzio di Milano, che sarà votato dall'amministrazione che gestisce la RSA più grande della città il prossimo 11 dicembre. I rapporti con i mezzi di informazione sugli argomenti istituzionali sono tenuti dai soggetti istituzionalmente individuati, è scritto all'articolo 18 della bozza del regolamento, nonché dai dipendenti o collaboratori espressamente incaricati dall'azienda. Nella prima ondata della pandemia erano state le rivelazioni di alcuni dipendenti e giornalisti a far scoppiare lo scandalo, che ha portato anche a indagare la magistratura. Tra i lavoratori che denunciano le carenze del Trivulzio c'è Piero Lagrassa, delegato per la CGIL. È un codice imbarazzante, non etico, dice ai nostri microfoni. Ti dico la verità, è quasi imbarazzante, perché non è un codice etico, è un ordine quello dato di stare tutti zitti e basta. Noi, parenti, chiunque entri là dentro deve stare zitto. Ma io ribadisco una cosa, la nostra è un'azienda pubblica. Perché io dovrei nascondere? Che cosa devo nascondere? Poi io quello che non capisco. Pensano che così riescono così a tappare il buchino per sapere più niente in giro. Ma non hanno capito niente. Così ma è peggio. Com'è il clima interno? Com'è cambiato, guarda, in questi due anni? Ti dico solo che tantissimo personale, una trentina di medici, un centinaio di infermieri se ne sono andati, ma gente che lavorava lì da anni, non gli ultimi arrivati, proprio perché c'è un clima di tra virgolette di terrore. Io in 31 anni non ho mai avuto un rimprovero, nell'arco di un anno ho avuto 15 consigli disciplinari, 2 sospensioni, un reintegro da parte del giudice. Ti aspetteresti un intervento del Comune di Milano o della Regione Lombardia che controllano la struttura? Io trovo vergognoso che non intervengano la Regione, perché gestisce la parte sanitaria, ma il Comune si deve ricordare che i nostri pazienti, la maggior parte, sono comunali, sono di Milano, sono suoi cittadini di Sala, devono intervenire. Perché un clima non buono porta un'assistenza non buona.